Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 16. L'uno dell'altra. Sasuke. Alle 8 la sveglia suona. Allungo un braccio per farla tacere e mi trovo a tastare un corpo estraneo vicino al mio. Quando riesco a spegnere quella maledetta cosa, realizzo che accanto a me dorme beato quello scemo di kawaii con tanto di bava che gli cola dalla bocca. Ma che cazzo, Ryo? Che ci fai nel mio letto? Aiko-chan, sei proprio dolce. Che schifo, Ryo. Non mi abbracciare, svegliati. Con un calcio lo butto giù dal letto e, cosa incredibile, non si sveglia nemmeno così. Allora mi alzo e mi guardo intorno. Kaito si tira su, anche lui osserva Ryo. Già, mi sa che ieri notte abbiamo proprio esagerato. Che diavolo avete combinato? Noi? E tu invece? Guarda che hai le braccia e la schiena piena di graffi, beato te. Io vado per primo in bagno, cerca intanto di svegliare quello se ti riesce. Kaito entra in bagno e io mi guardo allo specchio. Effettivamente sono pieno di graffi e ho anche un paio di vistosi succhiotti sul collo. Ho uno spasmo all'inguine nel ripensare alla serata precedente e sorrido di questi segni. Mi piacciono, sono la prova effettiva che è tutto realmente accaduto. Ora vorrei soltanto capire perché, invece di risvegliarmi accanto ad una bella e sensuale ragazza, mi ritrovo con questo cretino pieno di bava. Ryo, svegliati, maledizione! Ma quanto avete bevuto ieri sera? Lui pian piano apre gli occhi guardandosi intorno spaesato. Ehi, perché sono sul pavimento? Kaito esce dal bagno e nonostante si sia appena lavato il viso, i segni della stanchezza sono evidenti. Mentre inizia a vestirsi svogliatamente, mi racconta della magnifica notte passata. Verso le 22 siamo tornati su e ci siamo sistemati nella stanza di Ueda. Saremo stati 20 persone in una stanzetta d'albergo, non puoi immaginare. Abbiamo giocato a carte, bevuto a volontà, parlato di cazzate fino alle 3. Poi qualcuno ci ha avvisato che i sensei stavano rientrando. Anche quelli però saranno stati in un love motel fino a quell'ora? Boh. Insomma, siamo scappati tutti nelle rispettive stanze. Quando sono entrato trascinandomi dietro questo baca, tu eri a letto da solo che te la dormivi alla grande. Io sono andato in bagno e Ryo deve essere scivolato nel tuo letto. Che ne so, si vede che gli sei mancato. Quindi Reika se n'è andata via mentre dormivo. In fondo, meglio così. Se i sensei avessero fatto dei controlli nelle stanze avremmo passato un bel guaio. Ok, vado in bagno a farmi una doccia. Ryo, cerca di tornare in te alla svelta. Dobbiamo scendere a fare colazione e prepararci il giro di oggi. Se no da sensei ti vede così, stasera avremo il coprifuoco alle 20. Quello si guarda attorno ancora disorientato e mentre entro in bagno lo sento dire: ragazzi, mi sa che sono innamorato di Aiko-chan. Che dice, ci provo? Kaito esce dalla stanza mormorando un semplice: e sarebbe anche ora, porca miseria. Io gli sorrido incoraggiandolo. Buttati, idiota, e fallo alla svelta. Così quando torniamo a Kyoto ci organizziamo una bella uscita in quattro. Ryo spalanca gli occhi con il solito sorriso. Oh Romeo, hai fatto centro stanotte, ottimo. Io entro in bagno buttandomi sotto la doccia con una gran voglia di scendere giù per incontrarla in questa nuova giornata che sa di noi. Reika. Sono completamente sotto sopra. Ieri notte sono tornata nella mia stanza quando ho realizzato che la situazione nelle stanze vicine era fuori controllo. Mentre lui dormiva profondamente mi sono rivestita e sono tornata nella camera che divido con Aiko e Misaki. Loro non c'erano, probabilmente stavano festeggiando la nottata con gli altri compagni e io mi sono messa subito a letto cercando di prendere sonno. Questa mattina le mie compagne mi guardavano con occhi pieni di curiosità, ma nessuno mi ha fatto domande. Sono proprio delle brave ragazze. Scendo per la colazione. Mi sento tesa e emozionata al pensiero di vederlo. Mi chiedo come devo comportarmi e come si comporterà lui con me. Arrivati alla grande sala da pranzo, mi siedo al tavolo con le mie due amiche, quando avverto che il mio cellulare sta vibrando nella tasca dei pantaloni. Sul display il solito nome ed esco velocemente in terrazza per avere un poco di privacy. Pronto, Hiro-kun? Il silenzio dall'altra parte mi agita, ma poi la sua dolce voce arriva al mio orecchio. Allora, piccola, ti stai divertendo a Kyoto? So che sta sorridendo, anche se c'è qualcosa di strano nel suo tono. Sì, e chi l'avrebbe mai detto, ti pare? Poi, sì, mi sto divertendo. Ci sono dei monumenti molto belli, e qui, e poi il paesaggio è meraviglioso. Faresti dei disegni fantastici.
Tu come stai? Bene, però mi manchi. Sono sicura che gli è successo qualcosa. Il suo tono è spezzato, non è la solita voce allegra di sempre. Hiroko, stai bene? È successo qualcosa? No, sta tranquilla, niente di cui tu debba preoccuparti. Piuttosto, raccontami cosa hai visto ieri di bello. Inizio a descrivere Joy nelle Maiko. Gli racconto tutto, anche dell'amicizia che sta nascendo con le due compagne di classe, ma non gli dico nulla di Sasuke. Non penso sia giusto raccontargli per telefono una cosa del genere, e poi non so bene nemmeno io cosa dirgli. Mentre parlo mi volto un attimo verso la sala e lo vedo arrivare. È sceso trascinandosi praticamente dietro Ryo che sembra distrutto e un Kaito che non è da meno. Sasuke indossa jeans con un maglione nero che gli sta d'incanto. I capelli sono più spettinati del solito, segno che si è sbrigato a scendere per colazione, che stia cercando me. Si guarda intorno con curiosità fino a quando i nostri sguardi si incrociano. Reika, tutto bene, tesoro? Mi chiama Hiro. E allora mi volto dando le spalle a quel bellissimo ragazzo che non fa altro che confondermi. Sì, tutto bene, ho visto Akira qui a Kyoto, ma lui non ha visto me, quindi stai tranquillo. Akira a Kyoto? Mi chiedo che razza di affari ha da gestire in quella città. Domani sera quando torni a casa chiamami, ti vengo a trovare. Sì, certo, ti chiamo domani. Sei sicuro di stare bene? Mi sembri triste. Ne parliamo domani. Adesso ti saluto. Ti voglio bene, Rechan. E chiude la chiamata. La mia inquietudine sale. Quando mi volto per tornare nella sala, mi ritrovo faccia a faccia con Setsuna che mi guarda in modo molto serio. Il mio disagio arriva alle stelle. Ciao Setsuna-kun, hai fatto colazione? Sì, Reika-chan. Ti devo parlare di una cosa molto importante. Addirittura. Penso che questa scuola sia piena di personaggi. Ed ora che mi invento? Ok, ora? Posso fare prima colazione, per favore? Oh sì, certo. Vieni, torniamo in sala. Attenderò che tu abbia finito. Grazie. Di fame in realtà ne ho davvero poca. La storia con Sasuke, la voce di Roshi e ora lui che deve assolutamente parlarmi. Davvero troppe cose tutte insieme. Rientrata mi siedo vicino ad Aiko Misaki fino a quando veniamo raggiunte da Ryo e Sasuke. Che imbarazzo, vorrei essere invisibile. Ryo-kun, come stai? Aiko sembra preoccupata. Allora, mentre i due ragazzi prendono posto al nostro stesso tavolo, vengo a conoscenza delle prodezze alcoliche di Ryo e di diversi festini che si sono svolti per quasi tutta la notte. Se sensei sapessero. Mentre ascolto le loro storie, parte della tensione di prima vola via. Ad un tratto sento la mano di Sasuke stringere la mia sotto il tavolo. Con l'altra mi passa una ciambella al miele e mi sussurra di mangiare parecchio, perché anche oggi sarà da camminare un bel po'. Insomma, alla fine, chissà come, mi sono ritrovato ad essere svegliato da qui presente Kawashima Secchione, che dormiva tranquillo accanto a me. Ma brutto idiota, sei tu che ti sei infilato nel mio letto, che io dormivo e non me ne sono nemmeno accorto. Sì, ma prima di prendermi a calci mi stavi abbracciando. Se fossi in te, mi farei qualche domanda. Forse sei un appassionato di storie yaoi tu. Inizia un'accesa discussione della quale ridiamo tutti. Sasuke non ha mai lasciato la mia mano durante la colazione. Se non fosse per la voce strana di Hiro, forse oggi potrei azzardare a dire che mi sento felice. Aiko. Finito di fare colazione, siamo scesi nella hall, pronti per il nuovo giro. I gruppi sono gli stessi di ieri, ne sono lieta. Non avrei mai immaginato di passare tutto questo tempo in compagnia di Ryo-kun. Sono 2 anni che sono innamorata di lui, ma non ho mai trovato il coraggio di confessargli i miei sentimenti. Invece, ora non so, ma dopo aver visto quello che ieri sera Reika ha fatto per Sasuke mi sento molto più coraggiosa. Non credo che lei se ne renda conto, ma nonostante sia tra le persone più complicate del mondo, riesce ad essere d'esempio per un'imbranata come me. La forza dei suoi sentimenti è diventata una melodia meravigliosa tutta per Kawashima-kun. Mentre continuiamo il nostro giro per Kyoto, mi diverto ad osservarli. Lei sembra molto imbarazzata con lui, le cammina accanto cercando di portare a termine una qualche conversazione. Chissà se l'hanno fatto ieri notte. Al pensiero di me e Ryo-kun nella stessa situazione, perdo sangue dal naso. Però forse, se c'è riuscita lei, posso farcela anche io. Ehi, Aiko-chan, stai bene? Mi domanda preoccupato Ryo. Sento già di essere diventata rossa come un peperone, però rispetto al passato mi sento più tranquilla. Tutto bene, Ryo-kun, hai visto quei due? Non sono carini insieme? Ah sì, sono carini.
Spero che Sasuke non rovini tutto con quel suo caratteraccio. Rei-chan sembra molto più rilassata rispetto a prima. Chissà, magari è stato davvero il destino a farli incontrare. A te non dispiace? Sì, insomma, mi è sembrato che ti piacesse Reika-chan. Forse sì, all'inizio, sai, i suoi tratti fisici sono così diversi dai nostri. Insomma, mi sembra un manga vivente e io sono un otaku, per me era impossibile non notarla. Ma non credo che sia la ragazza giusta per me. In alcuni suoi atteggiamenti mi ricorda troppo Sasuke. A me serve una ragazza molto più dolce e comprensiva accanto, insomma, direi qualcuno che assomiglia a te. Sogno o son desta? Lo ha detto davvero? Mi porto istintivamente un fazzoletto al naso. Ti sente male, Ako-chan? No, ma ho i capillari deboli, scusami. E di cosa? Sei così carina tu? Anche con i capillari deboli. Ora potrei anche svenire, e in più ho una gran voglia di abbracciare Reika. Non so perché, ma penso che sia merito suo. Ryo mi guarda sorridente e poi all'improvviso aggiunge: sai, Ako-chan, io non esco mai di casa senza un pacchetto di fazzoletti in tasca. Penso che sia il giorno più bello della mia vita. E come sia stupendo condividerlo con tutte queste persone. Forse in futuro tutte queste emozioni saranno solo dei ricordi. Ricordi lontani, ma oggi mi va di viverle fino in fondo, senza limiti. Perché il coraggio di amare è qualcosa di meraviglioso da esprimere, anche quando non si è sicuri di essere corrisposti dall'altra parte. Amare nonostante tutto. Forse dovrebbe intitolarlo così il suo brano, Reika-chan. Reika. Sasuke mi cammina accanto. È bello, c'è poco da dire. È stramaledettamente bello ed ha scelto me. Questa cosa mi riempie di gioia e allo stesso tempo mi terrorizza. Mi chiedo se arriveremo mai ad avere una confidenza tale per condividere i rispettivi segreti. Ma al solo pensiero di fargli sapere cosa mi è successo nelle mura della mia stessa casa, mi sento male. È un ragazzo intelligente, baciato da ogni fortuna. Non potrebbe capire, non vorrebbe capire. Allora penso ai Roshi e a quanto mi sia sempre stato accanto anche nei momenti peggiori. Come reagirà quando saprà di me Sasuke? Non dovrei preoccuparmi, tanto in fondo anche lui ha la sua vita sentimentale. Ma tra noi è sempre così. Ci siamo sempre ritrovati dopo tutto quelli che rimanevano indietro. Io e Hiro ci siamo sempre incontrati. Sei pensierosa più del solito oggi, King. Sasuke si volta a guardarmi continuando a camminare. Sì, scusami, talvolta mi perdo in pensieri tutti miei. Che voleva prima Setsuna? Cavolo, Setsuna-kun. Me ne ero dimenticata. Finito di fare colazione siamo corsi giù e ci siamo divisi di nuovo in gruppo e partiti in gran fretta. Ora mi cammina davanti con Kaito, girandosi ogni tanto a controllarmi. Sicuramente più tardi mi bloccherà per parlarmi. Porcaccia. Non so, ha detto che vuole parlarmi di una cosa molto importante. È proprio ottuso. Vuole dichiararti il suo amore. Evidentemente è l'unico che ancora non ha capito come stanno le cose. Mi sorprendo a pensare che in realtà nemmeno io ho capito bene come stanno le cose. Ieri è successo tutto così in fretta. Forse dovremmo proprio chiarire. Così mi faccio coraggio e glielo chiedo. E come stanno le cose, Sasuke? Non l'avessi mai fatto. Lui mi guarda come se gli avessi fatto la domanda più difficile del mondo. Ci fermiamo tutti in attesa del treno che ci porterà a visitare il tempio di Roya-ji con i suoi bellissimi giardini zen. Ci sono tantissimi turisti e una gran confusione. Quando le porte del treno si aprono, veniamo spinti dalla gente e finiamo col dividerci dal resto del gruppo. Riesco a vedere Ryo e Aiko che vengono spinti in un vagone insieme a Kaito e Setsuna, che mi guarda con le lacrime agli occhi. Sasuke è rimasto vicino a me e mi sta tenendo per mano, così da non perdermi nella confusione. Sasuke, se ci facciamo largo, riusciamo a raggiungere gli altri? Mi tocca gridare per quanto chiasso abbiamo intorno, ma lui fa spallucce e mi tira nella direzione opposta, così entriamo nel vagone successivo. Finisco con l'essere letteralmente sbattuta contro il vetro della porta opposta, fino a quando noto che dietro di me Sasuke cerca di proteggermi dalle spinte col suo corpo che copre interamente il mio. Finiamo quindi stretti, l'uno all'altra. Lui, essendo più alto di me, appoggia la sua testa sulla mia, nascondendo il volto tra i miei capelli. Il mio cuore inizia a battere veloce. Nonostante il vagone sia strapieno di gente, mi sembra di essere sola con lui. È questo l'effetto che mi fa questo ragazzo. In sua compagnia il resto del mondo sparisce. Dopo qualche minuto di silenzio, Sasuke si fa ancora più stretto a me. Con una mano fa leva contro il vetro per tenersi in piedi e per evitare che la folla mi schiacci. L'altra mano scivola intanto sul mio ventre, trovando spazio tra un bottone e l'altro della mia giacca di pelle.
Si intrufola dentro e si ferma dapprima sulla mia pancia, poi sale lenta e delicata verso il seno. Io inizio a respirare velocemente, a guardarmi intorno per vedere se qualcuno ci sta osservando. Ma per fortuna sembrano tutti presi da altro. Allora la sua mano si ferma sul mio cuore e sento il suo fiato che mi sfiora la guancia. Prima mi hai fatto una domanda. Vuoi sapere come stanno le cose fra noi? E questa la risposta. Detto ciò, la sua mano inizia a scendere di nuovo fino a quando arriva sulla mia vita. Senza il minimo imbarazzo e senza perdere nemmeno per un istante la sua perfezione, questo ragazzo la infila nei miei pantaloni, iniziando a torturarmi dove più mi piace. Io mi sento impazzire, mentre lui non sembra intenzionato a fermarsi. Shh, devi stare attenta, o qualcuno potrebbe vederti. Vedi, Reika, è così che stanno le cose. Sei mia. Semplicemente questo. La tua pelle, il tuo corpo, il tuo piacere, è tutta roba mia. Così come la canzone che hai suonato ieri sera. È tutto mio, e io non divido con nessuno le mie cose. Riesci a sentirmi, vero Reika? E si stringe ancora di più, si appiccica letteralmente al mio corpo. Avverto distintamente la sua erezione che preme contro il mio sedere. È questo che mi provochi ogni volta che ti sono così vicino. E questo succede perché anche io sono tuo. I nostri corpi lo hanno capito il giorno della nostra prima ripetizione. I nostri occhi lo hanno capito quel giorno nel corridoio della scuola. Forse solo la nostra testa deve ancora concepirlo, ma non c'è fretta. Ormai siamo l'uno dell'altra e questo non può essere cambiato da niente e nessuno. Continua a torturarmi il maledetto. Se sapesse quanto vorrei fargli spazio dentro di me anche in questo momento. Ma poi l'altoparlante ci avvisa che la prossima è la nostra fermata. Sento il tuo cuore che batte forte, Reika, così come il mio. Quindi anche i nostri cuori lo sanno che già ci apparteniamo. Io non credo che ci sia altro da aggiungere o da dover spiegare a chissà chi. Tanto non capirebbero. Nessuno capisce mai queste cose. Quanta ragione, Sasuke. Lento si stacca da me mentre io cerco di riprendere fiato. Mi tiene per mano facendosi spazio tra la gente così da poter scendere dal treno. Una volta fuori, grazie all'aria fresca, riesco a riprendermi e ci riuniamo al resto del gruppo. La giornata scorre serena e tranquilla. Due cose sono degne di nota in questo giorno. Il mio memoriale rifiuto ad un appuntamento che Setsuna mi propone mentre Sasuke soddisfatto ci osserva da lontano ed uno strano messaggio di Hiro. In questo momento sei a 500 km da me, eppure io ti ho qui davanti, ritratta nel mio dipinto più bello. Secondo te, Rei, quanto distano le nostre anime? Sasuke ha ragione. Il mio corpo, il mio cuore, la mia testa, è tutto suo. Ma se non riesce a catturare la mia anima, allora quanto potrà durare?